E andiamo ragazzi, e andiamo avanti così. Lecce Salernitana 2-0. Allora, primo tempo assolutamente dominato. La Salernitana aveva cominciato bene i primi 10 minuti, poi siamo usciti bene noi, invece abbiamo creato occasione e ripetizione. Lucione ha avuto due occasioni entrambi da calcio d'angolo, Velez ha fatto delle belle parate sullo stesso Lucioni e su Henderson, ma poi Pettinari se ne esce con uno dei suoi gol, bellissimo. Con un suo dribbling umbriacante, manda al bar il difensore della Salernitana e batte Velez immobile, non poteva farci assolutamente nulla. Finisce così il primo tempo. Il secondo tempo, invece, Salernitana meglio, ha avuto qualche occasione, però poi c'è stata l'espulsione che ha senza dubbio ha reso la partita in discesa appunto per noi. E Rosso che ci stava assolutamente perché Coda aveva superato Bogdan, se non erro, ed era praticamente davanti alla porta. E quindi sì, espulsione netta che ci stava assolutamente. E non era rigore, punizione dal limite che poi non siamo riusciti a sfruttare. Però poi arriva il 2-0 con Maggio. Entra Pablo Rodriguez ed è proprio lui a servire l'assist per Maggio, e Maggio di testa batte di nuovo Velez. Dopo 3 minuti di recupero la partita finisce così, ma non solo questo, perché è una giornata top visto anche gli altri risultati, perché non solo abbiamo battuto la Salernitana, ma il Monza ha pareggiato contro la Virtus Entella all'88esimo, ma nemmeno il Monza molla, quindi. E poi anche il Venezia che ha perso in casa contro la Reggina, quindi risultati molto molto buoni per noi. La cosa importante, ragazzi, è non montarci la testa, siamo a più 4 dal Monza, ma sotto di noi ci sono squadre che non mollano, noi siamo adesso artefici del nostro destino, dobbiamo vincere più partite possibili e queste sono 7 finali e saranno 7 partite complicate contro squadre che giocheranno col sangue agli occhi, ma noi siamo in Lecce e quindi possiamo farla perché il sogno che è quello della Serie A, tutti coloro che dicevano il Lecce in crisi, eccetera, eccetera, ora devono ricredersi perché siamo qui, questa maglietta ragazzi sta portando fortuna, 5 partite l'ho messa qua dietro di me, 5 vittorie. Se avessi saputo la premessa prima, comunque ragazzi, vi auguro una buona cena perché ora sono le 9 e un quarto, adesso vado a mangiare anch'io. Niente ragazzi, ci vediamo in un prossimo video e ci vedremo poi a Pasquetta perché giocheremo lunedì alle 15. Pisa-Lecce, partita molto importante perché il Pisa oggi ha perso col Pescara e sicuramente avrà il dente avvelenato. Ciao ragazzi e buona serata a tutti.